Al 25esimo Festival Internazionale di Poesia di Genova quest'anno si è parlato anche di benessere del corpo, in un'accezione poetica naturalmente, quella del rapporto tra bellezza e poesia. L'incontro Bellezza del corpo, poesia della mente ha visto sul palco specialisti medici a parlare di estetica, del sorriso, dello sguardo e dell'infinita ricerca dell'armonia del corpo. Oggi parliamo di bellezza. Siamo nell'ambito del Festival Internazionale della Poesia, giunto quest'anno alla 25esima edizione. E qualcuno si chiederà che cosa ci fanno un odontoiatra, un chirurgo estetico e un oculoplastico al Festival Internazionale della Poesia. Beh, parole spalancate, il titolo del festival. Per noi medici la parola è anche cura. E noi tre specialisti abbiamo la presunzione, forse, di curare non solo il corpo ma anche l'anima. Quindi le nostre relazioni saranno proprio rivolte a questo, a far sì che il nostro paziente raggiunga un perfetto equilibrio psicofisico, anche attraverso la parola. L'armonia del corpo, che non significa perfezione. Assolutamente no, l'armonia non è perfezione, a volte anche una piccola imperfezione fa sì che un soggetto sia più bello e soprattutto siamo tutti diversi l'uno dall'altro. Io non vado mai alla ricerca della perfezione, forse non sono neanche capace di raggiungerla, ecco, questo può essere visto come un limite, però battute a parte, credo che le piccole imperfezioni a volte vadano mantenute. Il sorriso è poesia. Il sorriso è poesia, ma soprattutto il sorriso, come la poesia, rappresenta l'armonia, l'armonia della persona nella sua interezza. Per una volta finalmente ci troviamo ad affrontare un argomento anche sanitario, anche medico, in modo non tecnico, in modo forse un po' più umanistico. E come dicevano i nostri genitori greci, i grandi classici, a una buona armonia ed una buona estetica normalmente corrisponde una eccellente funzione e questo serve anche per l'organismo, per il corpo umano. Raramente ad un organismo disarmonico corrisponde una corretta funzione dell'organismo stesso. Quindi armonia e bellezza corrispondono anche in un certo senso a salute. Riscontro che ci sia sicuramente una forma d'arte in tutto ciò che noi facciamo e anche nel riconoscere la bellezza, nel saperla trattare, nel saperla migliorare, l'armonia, il senso dell'estetica, diciamo si avvicina molto a ogni forma poetica, diciamo così. Non certo vogliamo essere artisti fino in fondo, c'è cioè una forte predominanza di scienza in tutto quello che facciamo, ma sicuramente le due cose funzionano meglio quando associate. E quindi diciamo così la sua ragione d'essere in questo ambiente e sicuramente noi chirurghi estetici, migliorando la parte forse più importante del viso, la chirurgia dello sguardo, con la chirurgia oculoplastica, diamo sicuramente la possibilità ai nostri pazienti di migliorare anche il loro modo di rappresentarsi al mondo, di esporsi, di diciamo, sentirsi a posto in armonia. Quindi armonia, arte, bellezza, diciamo, secondo me abbiamo una piccola ragione di esserci anche noi.